bentornati o benvenuti al nuovo Reading Vlog. È passato un sacco di tempo, ma finalmente sono tornata dopo un periodo difficilotto. E niente, rieccomi. Oggi è sabato, è già tardi perché stamattina ho dormito abbastanza. Ho dormito fino a tardi. Sono qui con il mio aiutante. Ciao Waldo! 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 Aiuto, mi morde! Va bene. Basta. Niente, iniziamo questo sabato che penso che passerò praticamente sul divano a leggere. Dovrei anche andare a fare la spesa, dovrei anche fare un po' di pulizie, ma per la maggiore diciamo che vorrei passarlo sul divano a leggere. Allora, due cose da fare. Devo andare a comprare le crocchettine di Wally e devo andare a fare la spesa, quindi pronti ad affrontare il mondo esterno. Ovviamente ho preso la pizza, ma mi sono dimenticata la mozzarella, quindi sono dovuta andare al Carrefour sotto casa, velocemente. Ok, tralasciamo un momento la luce terribile che c'è in questo istante. Io non so come sia possibile che siano già le 5 del pomeriggio. Dai, facciamo due chiacchiere così. Innanzitutto vi racconto che cosa sto leggendo. Vedete qua, Verso Betlemme, della Joan Didion, che sto leggendo per l'American Lit Club. È il secondo libro del mese. Questo mese esploriamo gli anni 60 e abbiamo cominciato con Stoner e adesso siamo passati alla Didion. Io Stoner l'avevo già letto. Purtroppo l'ultima settimana, nonché la settimana della discussione, è coincisa con la settimana del mio mega esame, quindi purtroppo non ho potuto partecipare alla discussione e non l'ho neanche finito. Però adesso, piuttosto che finire quello, ho preferito prendere in mano questo, soprattutto perché domani c'è la discussione e devo leggere le prime 100 pagine. Io sono arrivata a pagina 50, ma senz'altro tra oggi e domani mattina riesco a finirlo perché sono innamorata. Io devo dire che quest'anno ho conosciuto Joan Didion ed è stato uno di quegli autori in rivelazione dell'anno 2020 Covid. Io praticamente quest'anno ho letto due libri di Joan Didion. Ho letto The White Album, il primo, è perfetto per iniziare, una raccolta di saggi, anche quella come Verso Betlemme. E poi ho letto Prendila Così, che invece è un romanzo che mi ha entusiasmato un pochino di meno, nonostante mi sia piaciuto comunque tantissimo. Io credo tra l'altro che tradurre Joan Didion sia un'impresa veramente, perché ha uno stile molto particolare, la scelta delle parole è anche molto particolare, quindi secondo me leggerlo tradotto non dà la stessa... non dà le stesse sensazioni, non è la stessa esperienza che leggerlo in originale. E questo perché... Joan Didion è figlia di un'epoca, Joan Didion è figlia degli anni 60, 70, ma comunque è un'icona americana. Anche nel linguaggio che usa è un'icona americana, soprattutto perché essendo giornalista coglie molto di quelle che sono le culture dell'epoca. Riflette determinati modi di essere dell'epoca e questo ovviamente lo fa da giornalista e quindi con il linguaggio. Lei e il marito, Gregory Dunn, poi sono stati molto presenti sulla scena di Hollywood, infatti hanno scritto tantissime sceneggiature, oltre ovviamente al giornalismo che rimane comunque la parte più preponderante, diciamo, della vita di Joan Didion. Mi pare che sia stata lei stessa ad ammettere che comunque le sceneggiature pagano di più, una cosa del genere. Tra l'altro, prima di affrontare Joan Didion, io vi consiglio tantissimo di guardare il documentario che c'è su Netflix, che si chiama The Center Will Not Hold, Il Centro Non Reggerà, che tra l'altro credo sia presa dalla stessa poesia da cui è preso Verso Betlemme, da cui è preso il titolo, che è riportata proprio all'inizio della raccolta. Sì, è una poesia di... Amore! Si dice Yeats? Yeats, ok. È una poesia di Yeats, dove appunto troviamo sia Verso Betlemme, arranca Verso Betlemme per venire alla luce, sia le cose cadono a pezzi, il centro non regge più, quindi diciamo che è molto emblematica evidentemente questa poesia. Comunque, che cos'è Verso Betlemme? Verso Betlemme è una raccolta di scritti tra il 1961 e il 1968, dove Joan Didion racconta praticamente la California degli anni 60. Come lo fa? Lo fa con articoli di giornale, quindi raccontando scandali, raccontando proprio l'attualità dell'epoca, solo che lei lo fa in modo particolare. Infatti lei è un esponente di quella corrente letteraria che si chiama New Journalism,
che consiste nel mettere nei fatti di cronaca anche dei pezzettini di sé. Quindi lei racconta tutto, ma lo racconta ovviamente in modo imparziale, ovviamente attraverso i suoi occhi come fossero delle lenti, quindi senza metterci dei giudizi di tipo morale, però ci mette anche parte di sé. E si racconta raccontando. E secondo me è una cosa bellissima. Tra l'altro mi ha subito affascinato, l'ho visto già nel White Album, nel suo libro, nella sua raccolta The White Album. E lo sto ritrovando qui. Per il momento ho letto solo i primi due articoli, più metà del terzo. Viene fuori un ritratto dell'America veramente molto, molto vivido. Ci sono veramente delle perle in questo libro, io lo sto veramente adorando e sto ritrovando un po' le stesse sensazioni che mi aveva regalato The White Album e sono molto felice. Poi tra l'altro io ho un debole per tutti i libri, per tutti i reportage che raccontano un po' un'epoca e di conseguenza non... è fatto per me questo tipo di raccolta. Adesso mi metto a leggere, anche perché come ho detto devo finirlo entro domani per la discussione, anche se ne stiamo un po' discutendo già. Fra un pochino mi sa che mi verso un bel bicchiere di vino, giusto perché è sabato e sono libera e si può festeggiare. Niente, vi tengo aggiornati comunque. Mentre registro c'è un piccolo cutie qua. Ciao piccolo cutie. Qui intanto Peter ha preparato tutto per la pizza. C'è la mozzarella sgocciolata. Oh, c'è un gatto. Ciao gatto. Ciao gattino, tutto bene? Io mi sono versata un bel bicchiere di vino, adesso mi metto sul divano e continuo a leggere la Didion. Ho comprato a Wally questo giochino, Arca Planet, e lo ama! E io lo sapevo che l'avrebbe amato. È vero che lo ami? Io lo sapevo. Ok. Pizza buonissima, abbiamo guardato un po' di X-Files, che è la serie TV che sto guardando al momento, 90s vibe proprio a manetta. Adesso vado un po' avanti con la Didion, mi sa che per stasera non riesco a finire la tappa, ma comunque la finisco domani mattina. Pronta per la discussione? Sto morendo di sonno. Yeah! Vi aggiorno domani. Appena finito l'articolo sugli sposalizi a Las Vegas, che si chiama appunto Sposalizi Assurdi perché parla dell'industria matrimoniale di Las Vegas. Un articolo folle, cioè questo articolo è veramente pura follia, è interessantissimo e madonna quanto vorrei andare a Las Vegas, tantissimo, anche solo per vedere se è effettivamente così, cioè curiosità proprio a mille. Ciao amici, mi sono resa presentabile. Niente, adesso devo pensare a cosa mangiare per pranzo, non sono ancora sicura, poi probabilmente dovrò sistemare un po' in giro, perché alla fine ieri non l'ho fatto. E niente, ancora mi manca l'ultimo raccontino, perché continuo a dire racconti? Non lo so, sono articoli. Quindi mi manca l'ultimo articolo, che è quello che si chiama proprio Verso Betlemme, ed è l'articolo che dà il titolo alla raccolta. Ho visto che tra l'altro è abbastanza lungo, quindi penso di leggerlo dopo pranzo. La cosa bella di leggere in gruppo questo libro, questa raccolta di articoli, è che alla fine non si rischia di fare spoiler, quindi posso tranquillamente partecipare alla discussione, che in realtà va avanti già da un po' di giorni, nel senso che non è stata concentrata tutta su oggi. Ho scoperto, grazie al gruppo, che il film The Aviator con Leo DiCaprio è incentrato sulla vita di Howard Hughes, che credo si pronunci così. Ma è assurda questa cosa, cioè io ho letto praticamente l'articolo di Howard Hughes senza avere ben presente chi fosse, solo per scoprire che poi alla fine il film con DiCaprio era proprio incentrato su di lui. Un pazzo che in tempi di Covid si troverebbe molto bene, considerato che l'unica cosa che mi ricordo di quel film, nonostante io l'abbia visto tipo due volte, è lui che si lava le mani come un ossesso praticamente. In tutto ciò vorrei anche contemplare in un silenzio estatico la coppia di Peter, che sta leggendo anche lui la Didion. Questa è una raccolta, cioè guardate che dettagli fantastici, questa è una raccolta con tutti gli articoli della Didion. Tutte le raccolte di articoli della Didion, in realtà. E c'è anche dentro Prendila Così, che è il suo romanzo.
Vi faccio vedere anche la sovracoperta, che in realtà Peter ha tolto. La sovracoperta è questa qua. Quindi in teoria il libro nella sua completezza dovrebbe essere così. Wow, che brava, riesco a farlo con una mano sola. Io, innamorata. È un'edizione veramente stupenda. È bella con la sovracopertina, è bella senza la sovracopertina. È bella e basta. Bene, direi che di cibo non ne manca, visto che ho fatto la spesa ieri. Mi sa che faccio una bella carbonara. Sì. Io sono una profana e uso la pancetta dolce e questa specie di grammi pecorino. Non fate caso al piano un po' sporco. Cioè, quando sto facendo qualsiasi cosa in cucina, lui deve stare su di me. Deve sempre controllare che cosa sta succedendo. Sempre. Come ti sembra la pancetta, Wally? Ti sembra cotta? Deve sempre vigilare che tutto vada bene. Deve sempre dare un'occhiata. Se lo metto giù, miagola come un matto. Scusi! Scusi! Praticamente facendo buio e io ho fatto un bel po' di cose produttive in realtà per Instagram. Produttive per Instagram, nel senso che ho girato tipo 4 reel da pubblicare nelle prossime settimane, ho girato il book haul che pubblicherò nelle stories probabilmente domani e ho approfittato della luce anche per fare giusto un paio di foto che non so ancora cosa mi serviranno, però le foto ci sono. Ora che questo momento di produttività è passato, direi, mi fa ridere dire produttività, niente, mi sa che mi faccio un bel tè, devo scegliere. Comunque, quando vedete tutto ciò, cercate di non farci troppo caso, perché è una cosa che mi è successa durante il primo lockdown e purtroppo durante il lockdown non lavoravano gli imbianchini. Poi sono andata in Sicilia... Poi sono tornata, ma avevo l'esame, quindi altre cose a cui pensare. Devo chiamare un imbianchino, assolutamente, perché io non so come risolvere questo problema. Anche a comprare della vernice, cioè è proprio un buco. E niente, me la farò fare bianca sta parete, così non devo più preoccuparmi dei pezzi di intonaco che mi cadono addosso. Basta. Però mi sa che tra tutti i vari tè del pomeriggio ne scelgo... Sì, mi faccio uno dei Kuzmi. Dunque, nella mia selezionina abbiamo... quelli russi sono i più buoni, per esempio. Questa è Anastasia, super buono. Prince Vladimir, bouquet di fleur. Non so se lo sto dicendo bene. Russian Morning. Oh, ma ciao piccolo cuore, ma tu stavi dormendo, tutto bene? E poi l'ultimo che è St. Petersburg. Questo e Anastasia sono i miei due preferiti. L'articolo che dà il nome alla raccolta, che si chiama appunto Verso Betlemme, e è l'articolo che parla un po' del fulcro, no? Dell'argomento principale quando si pensa agli anni 60, e cioè per esempio la cultura hippie, l'attivismo, le droghe psichedeliche soprattutto, perché se ne parla tantissimo veramente, e devo dire che è
stato veramente interessantissimo, affascinantissimo sotto una miriade di punti di vista. Infatti John Didio nel 1967 decide di affrontare di pancia un po' tutti i cambiamenti che stanno avvenendo in America e di andare a San Francisco. Va quindi a San Francisco in pratica per scrivere questo reportage su quello che sta succedendo a San Francisco. Vi leggo alcuni passaggi. Gli adolescenti vagavano da una città straziata all'altra, liberandosi di passato e futuro come i serpenti si disfano della pelle. Ragazzi cui non erano mai stati insegnati, e ormai non avrebbero mai imparato, i giochi che avevano tenuto insieme la società. Mancavano persone, mancavano bambini, mancavano genitori, tutti scomparsi nel nulla. Quindi praticamente c'è quest'orda di ragazzini che scappano di casa per andare a San Francisco e per unirsi appunto a questa comunità, a questo gruppo di persone che sono tutte, diciamo, concentrate in particolare nel Golden Gate Park, dove ci sono praticamente concerti all'ordine del giorno, nonché anche a Hyde Street, che è, diciamo, la street dove si radunano tutte queste persone, in particolare la di Dion dice. San Francisco era dove l'emorragia sociale si stava spandendo a macchia d'olio. San Francisco era dove i figli scomparsi si radunavano e si chiamavano hippie. Quando andai a San Francisco in quella fredda primavera del 1967, non sapevo neppure cosa mi proponevo di scoprire. Così rimasi per un po' da quelle parti e mi feci dei nuovi amici. Quindi che cosa fa? In questo articolo praticamente lei si circonda di tutte queste persone che sono per la maggior parte dei casi in trip assurdi su acidi, LSD, ora non me ne intendo di droghe psichedeliche, però insomma sono sempre in trip, sempre sballati, e si mette ad analizzare quindi questo fenomeno sociale, questo fenomeno degli hippie, e si chiede se effettivamente ci siano dei risvolti politici anche dietro questa maschera di ragazzini che alla fine non sanno neanche loro cosa stanno facendo, non sanno cosa stanno cercando, non sanno bene nulla in realtà. Come dice la Didion, sono persone che pensano che sapere, conoscere le parole e usare le parole significhi essere dei pappagalli, di conseguenza non usano le parole, ma al contrario vanno avanti di frasi fatte. Poi c'è la Didion, dice proprio una cosa secondo me molto bella, c'è proprio un passaggio molto bello verso la fine, in cui dice: si dà il caso che io sia ancora fedele all'idea che la capacità di pensare con la propria testa dipenda dalla padronanza del linguaggio, e non mi viene da essere ottimista rispetto a ragazzi che, per spiegare che i loro genitori non vivono insieme, si accontentano di dire che vengono da una famiglia a pezzi, hanno 16, 15, 14 anni, sono sempre più giovani, un esercito di bambini che aspetta di ricevere le parole. È un periodo complesso, è un periodo difficile, è un periodo complicato in cui stanno succedendo tante cose che non si riescono bene a inquadrare. Dice la Didion: questa non era la classica ribellione generazionale. A un certo punto, tra il 45 e il 67, chissà come, avevamo trascurato di spiegare a questi ragazzi le regole del gioco che ci trovavamo a giocare. Forse avevamo noi stessi smesso di credere alle regole, forse eravamo sull'orlo di un collasso nervoso riguardo al gioco, forse erano troppo poche le persone disponibili per tramandare le regole. Più che essere in ribellione contro la società, non la conoscono. Io lo trovo veramente, a parte essere molto molto interessante, è proprio un'analisi secondo me lucidissima, per quanto io sia profana e quindi non sia un'esperta, non so esattamente cosa stesse succedendo negli anni 60, però queste chiacchiere che lei fa con tutte queste persone diverse, queste scene che lei ci racconta in cui praticamente sono tutti sballati, a un certo punto racconta anche di una bambina di 5 anni a cui viene dato l'acido, è come se l'intera comunità di San Francisco per intero sia in un grandissimo trip, in un intensissimo trip di acidi praticamente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, e non si capisce bene cosa si stia cercando, dove si voglia arrivare, non è chiaro perché non lo sa nessuno, non lo sanno neanche le persone che vanno in trip, neanche le persone che si fanno di acidi e che si sballano, secondo me. Quindi tutta questa situazione, tutto questo sballarsi, tutta questa strana cultura che si sta andando a creare e che è formata dagli hippie che fondamentalmente sono ragazzini, in realtà dietro ha anche dei risvolti politici, tanto che poi si trasforma, diciamo, in tutta una serie di proteste anche abbastanza violente. È tutto raccontato con grande lucidità e devo dire che l'ho trovato veramente molto molto interessante. Sono cose veramente lontane da noi, sono cose almeno lontane da me, sono cose che non, secondo me sono anche difficili da immaginare, quindi avere qualcuno che si inserisce in una determinata
situazione in determinate vicende, te lo racconta dall'interno e te lo racconta proprio spiattellandoti lì che cosa sta succedendo, quindi tu ti sembra quasi di vederlo attraverso i suoi occhi, ti sembra quasi di vederlo attraverso le sue parole, ti pone in determinate situazioni che probabilmente tu avevi anche un po' idealizzato, cioè tu ti immaginavi gli hippie come una determinata cosa e poi li vedi e in realtà sembrano quasi qualcos'altro. E è stato veramente illuminante. Comunque, amici, io direi che per oggi non leggo più. Mi sono stufata. Beh, ridendo e scherzando, ho letto tantissimo. Cioè, ho finito la tappa. Non so perché, ci ho messo tantissimo a leggere 40 pagine. Ci sono passate già 2 ore. E ho finito ovviamente il mio tè. Stavi aspettando che aprissi la porta, per caso? Andiamo di là? Niente amici, io mi sa che adesso vado a fare le polpette da mangiare a cena e questo video finisce qua perché è finito il weekend, praticamente quasi finito il weekend. Stasera guarderemo, penso, X-Files come ogni sera, che ultimamente sono proprio fissatissima con X-Files. E niente, io vi saluto e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!